Salve, cacciati e benvenuti su questo nuovo episodio di Spider-Man. Noi dobbiamo affrontare Rhino e Scorpion. Non vediamo l'ora, stiamo impazzendo. Ci mancano 150 metri, ho fatto un po' di cose, vediamo un po'. Era Rhino e Scorpion. Dio, che bello. Dai, Rhino è facile, no? Lo sai. Gioca con uno della tua taglia, Rhino! Nessuno è della mia taglia, Book! Beh, in effetti. Allora, magari ne parliamo? Rhino, spiegami questa alleanza! Non eri un solitario! Conta solo il fine, Book! E il fine giustifica i mezzi! Qual è l'obiettivo, Rhino? Perché è così a rallentatore? Adesso ho capito perché. E quale fine giustifica questi mezzi? La libertà! Tutto qui? Quella vera! Basta, lo sai che non vedo un cacchio, però? Basta con Rhino! Cucciolo lui! Dai, non te la prendo male. Perché è così? Non mi sto allontanando troppo, Rhino? No. Ragazzi. Ah, mi piaceva il tuo costume! Ma personalità! Dovresti ringraziare. Senza costume sono meno bene. Dici? Come non mi sembra. Finalmente. Regà, è facilissimo. Non si può giocare così, però. Davvero? Ok, Rhino. Ora basta. Non sono emozionato. Forse però mi potrebbe alzare un po'. Mai fidarsi di un bambinone di 8 tonnellate. Ora ci penso io. Dai, Rhino. Scorpi, ti adoro, ma intromettersi in domani educati. Come avresti fatto senza di me? Avresti supplicato di smettere. Sì, Galka. Era esattamente quello il mio piano. No, sembrate marito e moglie. Ah, ok, adesso è interessante. Galka, cosa stai facendo? Gioco alle belle statuine, idiota. Aiutami. Porco ladro. Sharano! Mo ci prendi le botte! Botte! Quindi il vostro gruppo con Octavius ha già un nome? I terribili sei? Quella sporca mezza dozzina? Che ne dici di i sei che hanno ucciso Spider-Man per farne un tappeto? No, ce n'è! Un nome ridicolo! Che tristezza, Rai, non riesci a fare due cose insieme. Prego, non smetti di lanciarmi le cose! Sei cieco! E tu sei scemo? Togliti di mezzo! Bravo, cucciolo! Prendilo, idiota! Prendilo! Vieni ad aiutarmi, Durak! Ragazzi, mamma! Posso giocare con tutti! Sì, in effetti lui può prendere sempre il botte. Sì, vabbè, non si può giocare così! No, tanto uno se lo abbiamo tolto. Via! Lo devo portare da qualche parte. Ma dove? Potremmo anche chiuderla qui, sai. Non lo direi a nessuno. E lasciare il tuo cranio intatto? Dov'è il divertimento? Eccolo lì. Andiamo qua. Dai, riesce? Smettila di lanciare le cose. Lascia che ti insegni a picchiare. Rincorrimi. La mia mascella ha già imparato la lezione. Grazie. Tu sei cucciolo. Dai, non è stordito. Vai con la piazza. E questo è l'ultimo. Ciao. Dai, non te devi via, eh. Sa che bomba. Non avevi seguito un corso di poesia a Raft? Come terapia, intendo. Se scoprisse che tu hai fallito. Io ho fallito? Ma con due riuscire ad affrontarmi. Sì, tu, scimmione. Basta dargli di capire davvero. No, che cacchiata. Una convivenza forzata potrebbe aiutarvi ad andare d'accordo. No. Questo è stato veramente. Davvero, ho finito la puntata. Ok, Yuri, ne abbiamo presi. Solo Octavius è lì. Qualcosa mi dice che non saranno prede facili. Questa me la lascio così. Solo una parte del problema.
I casi di respiro del diavolo sono in crescita e alla Oscorp non si sbilanciano sull'antidoto. Temo vogliano lucrarci. Non mi aspettavo altro dal nostro caro sindaco. Penso io al respiro del diavolo, ho sul caso una persona fidata. Ah, foto ricordo. Ehi, Pete. Ehi. Ho setacciato le banche dati cittadine, statali e federali. Se il laboratorio del respiro del diavolo esiste, non è registrato. Non resta che cercare nei documenti personali di Norman. Ho già controllato il computer nel suo ufficio. Stai pensando all'attico? L'edificio pullula di agenti della SEAL. Se mi scoprissero, potrebbe andarci di mezzo qualcuno dei residenti. È vero, ma io potrei riuscire a passare inosservata. Entro, scopro l'ubicazione del laboratorio e tolgo il disturbo, in caso di problemi di contatto. D'accordo. È rischioso, ma non abbiamo scelta. Aspetta che sia nei paraggi, prima di agire. Sei un'ansia, Mary Jane. Ricevuto. Sei un'ansia. Focacciotti, per questa puntata è tutto, noi ci vediamo nel prossimo episodio, lasciate un like, iscrivetevi al canale, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate e da qui è tutto, bye!